Allora, la seduta è pubblica, mentre sarà offuscata il video dell'udita, cioè non si vedrà, si ascolterà l'audio ma non il video. Presidente, posso chiedere di acquisire gli atti ora e non prima? Sì, allora, ho acquisito gli atti, estratto conto estratto conto deposito intestato a Fiesoli Donatella, estratto conto del deposito a partire dal 1 gennaio del corrente anno e quindi fa riferimento al 2000, al 2000, 2000, no, dal 1 gennaio del 2001, del, no. No, del corrente anno 2000, del corrente anno sino al 2010. Corrente anno, vediamo qual è. Dove sarà? Dal 2003 al 2003. Allora, l'estratto conto è dal 23/1/2003 sino al 9 giugno 2010. Comunque ci ha dato questa copia. Inoltre ci ha dato una copia della lettera senza firma di Donatella Fiesoli inviata alla Banca di Firenze, indirizzata al direttore signor Roberto Bettini, filiale di Dicomano, via Dante Alighieri, Dicomano, richiesta documenti. Con la presente Donatella Fiesoli chiedeva la seguente documentazione: contratto di apertura del conto corrente aperto a mio nome ed estinto nel 2005, presumibilmente 1995. Copia controfirmata dell'estinzione del conto corrente, contratto di apertura del deposito titoli, estinzione del deposito titoli, movimenti del conto corrente del deposito titoli dalla data di apertura fino alla chiusura, scheda di deposito firme con la relativa copia dei documenti di identità presentati. Si chiede gentilmente che le risposte vengano fornite con particolare sollecitudine e qualora ci fossero delle lacune documentali si prega di darne comunque risposta scritta. Ora chiediamo all'audita se su questa missiva ci sia stato un riscontro da parte della banca. No, nessuno, non mi hanno risposto. Nemmeno la lettera che ho mandato all'INPS. Però, Presidente, posso? Scusi, volevo capire una cosa. Intanto la lettera che ci sta consegnando, che ha mandato all'INPS, è importante, dobbiamo secondo me noi chiedere queste cose noi all'INPS come Commissione. Però invece io volevo finire di comprendere. Questi sono l'estratto conto del rapporto, diciamo, tra l'audita Donatella Fiesoli e la cooperativa Il Forteto. A noi interessa anche capire invece il rapporto tra i soci dell'associazione Il Forteto e l'associazione, nel senso che se ho capito bene come funzionava e qui chiedo di essere confermato o smentito dall'audita, loro abitualmente una parte dello stipendio, senza che nemmeno lo vedessero, veniva versato non in cooperativa ma in associazione, e l'associazione poi gli dava, c'era cioè il famoso bancomat da cui prendevano i soldi per la quotidianità, per vivere. Quello che a noi interessa come commissione da ricostruire è che fine hanno fatto i soldi che ciascuno di questi ha dato all'associazione. Questo è un tema secondo me, perché con la cooperativa era un discorso a parte, però chiedo di confermo di essere smentito. Sì, lo stipendio andava direttamente nelle casse dell'associazione, ma questo dal 2005. Prima era un rapporto fra noi e la cooperativa, non esisteva. Cioè, non esisteva, esisteva solo, cioè il rapporto era tra i soci e la cooperativa. Poi nel 2005 nasce questa associazione, ma per noi non cambia nulla. Noi ci si rivolge sempre, io se ho bisogno di 100 euro le chiedo ai Morozzi come lo facevo prima, o ai Bianchi, cioè sono loro gli amministratori, Morozzi Stefano e Paolo Bianchi, sono loro che amministrano. E che io infatti nel 2008 chiedo al Morozzi, non chiedo al presidente dell'associazione, che lei insomma,
chiedo al Morozzi se ho dei soldi personali, proprio non ho idea io, perché l'idea nostra era di star lì, ovviamente. Infatti io quando vado dal maresciallo gli chiedo, dico, ma se io sono costretta a venire via, non per colpa mia, ma perché mi aggrediscono, mi fanno maltrattamenti vari, insomma. A chi maresciallo si ricorda? Sì, Fulvio Gagliardo di Vicchio. Ci vado 3 volte. La prima volta io chiedo proprio informazioni, ma io ho firmato che lascerò tutto lì anche alla mia morte. Che cosa devo fare se oggi invece non mi ci trovo più bene e devo andare via? Che diritti ho? Che non me lo sapeva spiegare, però mi chiese, dice, ma lo stipendio suo? Dico, lo stipendio io non lo vedo, va appunto nelle casse dell'associazione. E mi disse, intanto domattina si faccia dare la busta paga. E io questo feci. Poi ci sono dovuta tornare per le aggressioni, perché non mi facevano lavorare e così via. Però in questa occasione io proprio chiesi, io sono parte della cooperativa, sono socia, sono parte dell'associazione, non so quanti soldi ho da parte, quant'è la mia parte proprio. Infatti mi rivolgo al Morozzi, che è l'amministratore della cooperativa. Poi ci ha consegnato pure una lettera dello studio legale Coffari indirizzata all'INPS, dove appunto chiede la ricostruzione della propria posizione contributiva e tutte le richieste e istanze presentate dalla stessa per l'attribuzione di indennità di disoccupazione agricola o di trattamento speciale agrario e tutte le attestazioni di pagamento delle sopraddette indennità. Quindi anche questa la depositiamo. Verrà depositata in archivio e tutti i commissari potranno prenderne visione. Chiedo scusa, se oltre che depositarla, che è utile, se noi come commissione ci facciamo carico di chiedere all'INPS perché non ha mai risposto e avere le risposte. Certamente. Perché a noi ricostruire che cosa è successo, il percorso pensionistico e di contributo. Sicuramente. Ci è utile. Allora, riepiloghiamo. All'INPS chiederemo la ricostruzione appunto previdenziale e poi anche l'altra istanza che l'onorevole Donzelli ci aveva formulato riguardo al trasferimento dei fondi dall'associazione, non all'INPS, quindi dei singoli soci. E volevo fare una domanda, io poi non avevo capito anche qui, e va bene, facciamo tanto. Non importa, lo stiamo sentendo come udita e non come persona sì, informata. Sì, però allora il trasferimento, cioè i fondi dei singoli lavoratori, sì. Dove erano, in quale fondo andavano poi a finire? E questa è la ricostruzione. E questa la dobbiamo cercare di fare con i consulenti e con un lavoro di indagine. Certamente. Non è che possiamo fare una domanda. Quindi però questi volevo... saranno i 2 punti che approfondiremo. Presidente, io chiederei anche alla banca. La lettera che è stata mandata sulla documentazione la dobbiamo riesplicitare noi alla banca, sia alla sede di Dico Coemano che a quella centrale. Va bene, anche questa richiesta verrà formulata. Cioè io che nel 2011 chiedo al Forteto la modalità di calcolo proprio della liquidità che c'è in questo foglio, insomma questo documento, delle azioni, cioè com'è che, da quale liquidità sono venute fuori le azioni e poi successivamente obbligazioni. Io lo chiedo al Forteto, ma non mi rispondono. Va bene, quindi lei a fine rapporto, quando si è concluso il rapporto, ha avuto una indennità? Il TFR? Sì, hanno, sì. Era il pregresso che non era chiaro. Okay. E quindi da quale anno? Dal 2008. Dal gennaio 2008 io ricevo busta paga e poi
è chiaro, cioè due anni di contributi mi mancano, ma insomma, infatti dovevo terminare, andare in pensione nel 2015, sono andata nel 2018, ma insomma, comunque. Quindi da gennaio 2008 la sua posizione contributiva era regolare, è questo che ci vuole dire. Mentre precedentemente, da verificare, va bene. Posso? Onorevole Donzelli, prego. Chiedo scusa. Nel momento in cui si è interrotto il rapporto con il Forteto, sull'associazione avete firmato degli atti in cui rinunciava a essere socia dell'associazione, non era più associata? C'è qualche ricordo su questo? No, nessun, cioè l'assemblea dei cioè tipo assemblee dell'associazione, roba così, no, io non ho mai, so, anzi, che le scrivevano a tavolino, diciamo, non esisteva un Intanto partiamo al caso personale. Lei era nell'associazione? Sì, io facevo parte dell'associazione. Quando è uscita dal Forteto e non ha fatto più parte dell'associazione, come si è concretizzata questa interruzione dell'associazione? Lei ha scritto una lettera che non voleva essere a più voce. Socio? No, a voce. Quindi formalmente potrebbe essere ancora associata dell'associazione, in teoria, perché lei non ha mai fatto richiesta di uscirne, nessuno le ha mai comunicato per scritto che era uscita? No. E quando lei faceva parte dell'associazione, avete mai fatto delle assemblee dei soci per espellere qualcuno dall'associazione? Mai. Grazie. Ci sono domande? No, cioè, visto che si è in qualche modo attivata per comprendere la sua posizione nei confronti della cooperativa, si è mai rivolta ai carabinieri, alla polizia, alla guardia di finanza per capire il suo rapporto con l'associazione? Sì, cioè nel 2000, dicembre 2008, appunto, la richiesta al maresciallo Gagliardo era proprio questa: cosa posso fare e a chi mi posso rivolgere. Poi anche ai sindacati l'ho chiesto e niente, mi hanno ascoltato, però cioè, veramente non c'è stato nessuno che mi ha dato una risposta di quello che dovevo fare. Anche alla Guardia di Finanza lo stesso. Si ricorda per caso con chi della Guardia di Finanze ha parlato? Cioè con quali, diciamo, ispettori? No, i nomi? No. Io mi sono presentata, ho fatto notare certe cose e basta, hanno acquisito i documenti, li ho portato e basta. Non saprei chi. Una volta sono andata a Borgo, al Borgo San Lorenzo, e un'altra volta a Firenze e ho portato un bel po' di documentazione. Quindi è come se lei avesse raccontato tutta la storia di quello che è avvenuto nella parte economica tra lei, la cooperativa e l'associazione. Sì. Ok. Quindi ora ritornando un attimo a quello che ci ha detto prima, a lei non sono mai state liquidate le obbligazioni del Forteto? Sì, sono state obbligate. Sono state liquidate le obbligazioni, ma come le dicevo, in base a quella cifra scritta in quel foglio, io non ho altri documenti. E cioè a quanto corrispondeva la cifra? 30.000 e qualcosa. No, perché qui è 58.000 comunque. Ora non c'è più il fondo.
Allora, nel foglio diceva 58, saldo finale 58.000. No, quel 0,52 il valore e accanto c'è scritto euro 30.500, quindi questo è l'importo che gli è stato rimborsato. Sì. Quindi non ha invece mai recepito somme per il recesso, per l'uscita dall'associazione 4.000 euro. Ok, grazie. Aspetta, però, che non ho avuto. Aspetta, questo voglio capire io perché ha avuto 4.000 euro nel momento in cui è uscita, quindi come riconoscimento dell'uscita da parte dell'associazione, allora? Sì. Quindi c'è stato un documento in cui si riconosceva che lei non era più socia? No, perché addirittura non l'ho ricevuta io, mi sembra che l'hanno date. Alla mia cognata, no? Cioè, nel senso gli hanno dato un po' di soldi. Una roba informale, sì, informale, sì. E, non so se può essere utile. Io e che c'entra ora la cognata? No, non ho capito. No, nel senso non l'ho ricevuta io sul mio conto. Acceso, sì. Chi ha ricevuto questi soldi? Cioè fu una questione che molti si lamentarono all'uscita. Che per non, come si può dire, per non prendere oggetti personali, non portare via nulla, vi verrà data questa cifra. Vi verrà data, ma poi sì. Lei l'ha ricevuta questa somma o no? Questo sì, io ho ricevuto un armadio, insomma. Ecco. Quindi non ha ricevuto soldi? No. Sì, 4.000 euro. Quindi ha ricevuto l'armadio e 4.000 euro? Sì. No, di 4.000 euro, dei quali ci ho comprato un tavolo, un armadio, le cose mi potevano servire nell'immediato. Quindi ha ricevuto un compenso di 4.000 euro. Dall'associazione. Ma non, cioè io ho ricercato i miei conti, non mi sono arrivate dal conto dell'associazione. Io tutto mi arriva dalla cooperativa Il Forteto e addirittura dalla cooperativa agricola. Ecco, tutte le cose che ho ricevuto, non dall'associazione volevo dire, tutte dalla cooperativa Il Forteto. Non so se significa qualcosa. Se ci può descrivere le modalità con cui venivano contabilizzati gli acquisti che dagli atti risultano essere stati effettuati senza pagare il conto da parte di persone che si recavano presso Il Forteto. Cioè c'erano, a quanto ci hanno riferito, c'erano persone che si venivano al negozio, facevano degli acquisti ma non pagavano. Risulta questa circostanza veritiera? Ne ha conoscenza? Sì, risulta. Io alle casse non sono mai stata, però risulta che nella confezione che c'era sempre qualcosa in più o qualcosa a un prezzo speciale, quando alcuni personaggi sì facevano la spesa e poi non il valore pagato non era reale alle cose che c'era dentro la busta, ecco. Quindi comunque pagavano, sì. Pagavano però una somma inferiore rispetto al valore reale. Sì, in certi casi. In altri casi ricevevano l'omaggio. E si ricorda quali persone accedevano e quindi avevano prezzi speciali? Sì, c'era. Cioè, in genere c'era, per quello che ho visto io proprio con i miei occhi, non so che qualifica avesse, non mi ricordo, comunque era Edoardo Bruno, sicuramente, perché
in quel momento mi sono trovata lì vicino a vedere il contenuto, diciamo. Poi per il resto chi stava dietro i banchi non è che poi vedeva la fine del percorso, cioè sapeva effettivamente chi fossero i destinatari. Sì. E chi è questo Bruno, quindi? È un ex deputato del Partito Comunista. Ah, un deputato. Senatore? O se comunque un parlamentare che è stato un parlamentare credo di Rifondazione Comunista, comunque diciamo della sinistra. E poi l'abitudine, diciamo, a fine anno. Quindi corrisponde a questo Bruno, a questo ex parlamentare? Questo sì. Sì. E poi a fine anno il cesto natalizio a varie persone, cioè io li confezionavo ma non li ho mai consegnati, però ne venivano consegnati una ventina anno, insomma, di cesti di valore, gli ultimi anni un cento euro, sì. Ci sono altre domande? Sì, io se posso. Sì, prego. Allora, da alcune sommarie informazioni che lei rende alla polizia giudiziaria, c'è un pezzo che afferma che le sono state consegnati circa 50.000 euro. Credo siano i soldi della disoccupazione e del premio giovani. Lei a cosa si riferiva? Il premio giovani? No, non ho idea. Cioè, no, una 50.000 euro con questi di questo documento che mi presenta il Morozzi, più cioè, ogni tanto. Cioè io di documento ho questo che vi ho consegnati. Poi è chiaro, ho avuto i TFR, questi, non lo so che cos'è questo 50.000 euro in tutto, ecco, direi. Sono alcune sue dichiarazioni per comprendere, cioè un attimo poi come si è svolto il tutto. C'è un punto in cui lei afferma che le hanno consegnato circa 50.000 euro, sì. E dice, credo siano i soldi della disoccupazione, del premio giovani, loro mi hanno dato dei soldi senza alcuna spiegazione. Questi soldi sono netto di interessi, hanno gestito i miei soldi come meglio hanno creduto. Volevo chiedere se si ricordava queste frasi. Ho capito, sì, nel senso io chiedo spiegazione da dove è nata questa cifra e presumo che siano questo, però non ho... Non mi hanno dato un documento, io non ho firmato nulla, questo intendevo dire. Cioè presumo io che provengano dagli assegni di disoccupazione, dal premio giovane, da questo, lo presumo io, ecco. Lei, visto che è a conoscenza di alcuni minori che decreto erano affidati ad alcune famiglie, ma in realtà poi Fiesoli gestiva in qualche modo gli affidamenti all'interno, riesce semmai a farci una mappatura dei minori, ma anche in seguito di chi per legge erano affidati, ma in realtà erano affidati ad altri? Oddio, ora così, per esempio... Cioè, può fare Bianco... anche in seguito, cioè nel senso non è... Sì, ok, ve lo posso far avere, comunque...
Vi ricordo che Bianco Alberto, cioè Bianco Alberto e Bianco Elisa, due fratello e sorella, io avevo Alberto e la Elisa altre due persone, ma quando io, cioè già era un anno che lui era arrivato, che io vado a scuola alle solite assemblee, praticamente io non posso firmare la presenza perché i genitori affidatari sono Ceccherini Marco e Bucchino Angela. Cioè io lo scopro lì addirittura perché non ne sapevo niente, ma avevano consegnato sto bambino e lo scopro a scuola che non sono io quella che dovrebbe seguirlo, ecco, insomma, titolata a andare a portarlo a riprenderlo da scuola, ecco. E poi in seguito si fa cambiare al tribunale. Ma ascolti, sì. Lei sa se qualcuno, cioè qualche familiare, qualche congiunto dell'arma dei carabinieri, di altri organi in qualche modo istituzionali erano stati assunti presso la cooperativa del Forteto? Cioè io ho lavorato con delle persone, cioè Sabrina Sciuco ha lavorato con me, il padre era un maresciallo, però non credo che abbia un significato o un'altra signora di Romano, questa è di Romano, un'altra di Vicchio, che il padre era maresciallo, anche il suo, però. Non so che. Grazie. L'onorevole Donzelli, prego. Sì, io però se fosse possibile vorrei secretare una domanda io. Sì, ora sarà segretata.
Senta, durante appunto il periodo in cui lei è stata al Forteto, ha mai incontrato assistenti sociali che sono venuti a verificare le vostre condizioni, dei magistrati? Sì, assistenti sociali venivano, magistrati, certo, chiaramente non è che parlavano con me, cioè generalmente si rivolgevano a Rodolfo Fiesoli e a Luigi Goffredi, parlavano con loro. Infatti io non avevo letto, cioè tante carte, tanti decreti l'ho letti dopo, acquisendoli durante il processo, perché non avevo letto i decreti, non avevo letto. L'unica assistente sociale è l'Annalisa Melli, che ho cercato io, perché appunto avevo intenzione di andare in tribunale a parlare di questo minore, e con lei ci ho parlato, ho discusso, insomma gli ho rappresentato la situazione. E qual è il nominativo, può ripetere? Annalisa Melli. Annalisa Melli. E la signora responsabile dei servizi sociali di Vicchio, Cimarossa, che era tutrice di questo ragazzo, che io ho sulla carta, nel decreto ce l'ho assegnato a me, però non, di fatto non sta con me. Loro che cosa hanno detto nel momento in cui veniva rappresentata questa situazione? Io, appunto, gli spiego che io sono costretta a andarmene dal Forteto, me ne vado, però avendo questo minore in affidamento sono preoccupata che poi, cioè, mi possano appunto incolpare di abbandono di minore, cioè non lo so, ho paura perché non mi fido di quello che può fare il Forteto. E allora vado a informarle che ho intenzione di andare in tribunale dei minori, del presidente, e di parlargli della situazione, e questo faccio, infatti. E il tribunale, appunto, come vi ho detto prima, mi fa il nuovo decreto che io volevo lasciare, il decreto d'affidamento, che però stranamente riscrive nuovamente che cioè è una famiglia funzionale, non è funzionale nel senso sono un babbo, una mamma, un uomo, una donna che si occupano di questo ragazzino, insomma non sono una coppia, ecco. E si ricorda chi firmò questo decreto, quale giudice? Dottor Casciano, è quello che gli ho lasciato, forse no? L'ho lasciato. Sì. Casciano, Favilli, Palmucci, Poggiolini sono i. Posso fare una domanda? Senatrice Bottici, prego. Grazie, ma il dottor Casciano veniva lì al Forteto o no? Il dottor Casciano, io personalmente, però non è che ero dappertutto, io personalmente non l'ho mai visto. E so che aveva un buon rapporto con Rodolfo Fiesoli e con Luigi Goffredi, insomma, telefonico. Altri grazie. Giudici, ricorda i nominativi? Gli lascio il documento? Che cosa ci consegna? Il decreto nuovo del 2009. Quindi il decreto nell'interesse del minore Bimonte Christopher del 21 maggio 2009. Vabbè, lo acquisiamo agli atti. Ma cioè, oltre a quell'incontro con l'assistente sociale Melli, cioè normalmente venivano gli assistenti sociali a parlare con voi o no? Non parlavano solo con i responsabili della cooperativa?
Sì, parlavano con i responsabili della cooperativa. Sì. Quindi con voi mai? E addirittura nel 2000 arrivò un ragazzo che si chiama Christian Muscas, che Rodolfo mi impose, diciamo, di gestirlo, era molto problematico questo ragazzo, io non riuscivo a contenerlo e infatti chiesi, però io mi sono rivolta ai Goffredi Luigi, guarda, richiama l'assistente sociale, parlagli che è ingestibile, e mi scappava, insomma c'erano diversi problemi che io non ero in grado, non ero un assistente, non sono, cioè ho la terza media, non ho capacità probabilmente, cioè non ero in grado di contenerlo. E Luigi Goffredi infatti richiamò l'assistente sociale, però tutta una cosa ha fatto lui, perché lei si rinteressasse a questo ragazzo, eccetera, eccetera. Io non ho... l'ho vista, chiaramente, ci siamo salutate, ma non nulla di che, ecco, del caso in sé non ne abbiamo parlato. Quindi oltre a questo assistente sociale, si è rivolta a qualche altro assistente sociale, ha parlato con qualche psicologo? No, ma accompagnavo i bambini, mi è capitato di accompagnare i bambini a volte, cioè si faceva un po' a turno dal dottor Leonetti, però noi si rimaneva fuori, cioè non da parlarci, ecco. Mi ricollegavo, nel frattempo riguardavo un po' di al quanto ha detto prima la collega Bottici, le ha fatto una domanda e sulla risposta, se poi dopo non le va o non può rispondere o quale, ma sui parenti riferiti ad altri eccetera, provo a fare una domanda diretta. Io ho sempre sentito dire che lavorava al Forteto la cognata di Bolognesi, assunta da Fiesoli proprio quando Bolognesi era sindaco. Risulta questo, è vero? Sì, Lucia, non mi ricordo il cognome, comunque sì, la cognata, sì. Del sindaco? Del sindaco bolognese, sì. Grazie. Di dove? Del sindaco di dove? Di Vicchio. E che ruolo aveva? Operaia. E Fiesoli era stato nominato in un'istituzione del comune anche? Del comune di... Sì. L'Istituto Don Milani, era nel CDA dell'Istituto Don Milani di Vicchio. Nominato da chi? Credo da Bolognesi o dalla preside Muti. Comunque, quali erano le funzioni di questo? Muti era la presidente, scusate. La Muti era la presidente del... Presidente. Sì. Dell'istituto. Comunque quando Bolognesi era sindaco è stato messo. Mi sembra di sì. Sì. Quali erano le funzioni di questo organo? Ma io non me ne sono mai interessata, non lo so, però so per certo che Rodolfo aveva le chiavi di Barbiana e andava cioè Barbiana dove c'è tutto il museo, diciamo, dedicato a Don Milani, e ci andava spesso, e ci ha fatto fare anche dei lavori ai ragazzi del Forteto lì, l'impianto elettrico, non mi ricordo, però insomma lui ci aveva un po' diciamo una strada, un privilegio, non so come chiamarlo. Con Gesualdi, no, va benissimo, so. Grazie. Io agli atti della commissione su questo, quando noi prima o poi dovremmo audire la consigliera comunale Caterina Coralli, su questo fa parte delle persone da udire, su questo poi ci ritorneremo, perché lei da consigliera comunale ha più volte chiesto che uscisse Fiesoli da questa istituzione, insomma ha faticato per farlo uscire anche dopo gli arresti. No, è decaduto, va bene. Non è mai uscito. Ci sono domande?
Quindi possiamo, diciamo, riepilogare dicendo che effettivamente tutti erano a conoscenza che ci fosse una non corrispondenza tra i genitori affidatari reali e quelli invece nominati dal tribunale. Possiamo asserire questo? Certo, sì. Quindi sì. Tutti, quindi magistrati, assistenti sociali, erano a conoscenza di questo elemento di che non c'era corrispondenza tra i genitori di fatto e quelli invece risultanti dai provvedimenti del giudice. Non so se, probabilmente dico una cosa banale, ma è stato scritto anche nei libri che la famiglia funzionale e che è? Sì, non so se c'entra nulla. C'entra ok. E praticamente è stato scritto anche in un libro, non mi ricordo in che anno, però 98 mi sembra, forme di disagio mentale, così, di un sociologo. Infatti anche questo sociologo ha frequentato il Forteto per fare questa indagine per un bel po' di tempo, come lo stesso poi per altri libri, le persone qualificate, non dico pernottavano, ma insomma venivano a giornate intere lì e sapevano certo come funzionava, anzi l'hanno elogiati questi sistemi, per cui insomma da dentro noi gli era un po' complicato. Erano un po' come supervisori e Lei ha mai assistito a fatti di violenza o maltrattamenti nei confronti delle persone che stavano, dei minori, delle persone che erano all'interno della comunità? Sì, a discussioni pesanti, sì. Magari si vedeva, si vedeva Rodolfo discutere animatamente con una persona, anche con qualche scapaccione, non cose. Però poi si tornava dal lavoro, c'era tutta un'armonia, una pace, che ci si rendeva poco conto del. Non era nemmeno regolare andare a indagare, chiedere. Infatti quando Francesco Fiesoli, che per me fu una cosa piuttosto, che questo ragazzo avesse, questo uomo insomma, si fosse praticamente voluto suicidare, perché uno che si beve l'antiformiche, questo veleno non ha certo intenzioni. E io provai anche, e la situazione era già un po' ritia, lui appunto aveva sto bambino che non desiderava, gli era stato imposto, c'aveva tutta una situazione, io questo l'avevo notato, infatti io provo a telefonare a lui all'ospedale e gli chiedo che succede, gli volevo chiedere, e poi so che Rodolfo Fiesoli e Luigi Goffredi gli hanno tolto il telefono. So anche, me l'hanno raccontato, che la dottoressa che l'aveva in carico dall'ospedale non lo voleva rimandare, però loro hanno firmato garantito che se ne occupavano loro, perché loro erano il Forteto, e l'hanno riportato a casa. E come ugualmente d'un altro bambino piccolo, che anche lui ha una situazione un po' particolare, che faceva la pipì a letto continuamente, io l'ho detto anche nella testimonianza, che io la notte a volte alle 3 andando a lavorare lo trovavo buttato fuori dalla stanza, era in terra bagnato col il pacchettino dei panni, però anche lì sapevo che c'era la dottoressa che lo seguiva, era difficile proprio intervenire. Eh,
Allora, l'ultima domanda invece sul progetto Artemisia di cui lei ha parlato. Lei ha preso parte in questo progetto? Sì, come vi ho detto, ho preso. E perché poi non ha continuato? Io ho iniziato pensando di poter proprio anche a loro testimoniare l'ambiente, testimoniare una voce diversa appunto dai libri, una voce diversa da quello che era diventato, insomma. Però poi nell'arco delle varie sedute diventavo sempre più la paziente, e dopo questa cosa mi è rimasta stretta, ecco. Se non ci sono altre domande, l'audizione termina. Grazie a tutti, grazie.